Adesso sentite questa storia di un minorenne che si era inventato un commercio di merendine. Da una parte il preside l'ha sospeso, dall'altra invece però è stato premiato per la sua intraprendenza. La scuola lo aveva sospeso per 15 giorni per commercio abusivo di merendine. Oggi la Fondazione Einaudi gli ha assegnato una borsa di studio per lo straordinario spirito imprenditoriale. La storia di Antonio, 17 anni, spacciatore di snack in un istituto superiore di Moncalieri, in provincia di Torino, continua a far discutere e a sollevare reazioni contrastanti. Tira dritto per la sua strada il protagonista, figlio di un operaio e di una casalinga. Una strada che nei suoi progetti e con i soldi appena intascati lo porterà Sì, lontano. con questa borsa di studio stavo valutando di fare magari un viaggio in Portogallo perché, ad esempio, là le tasse sono minori, sono inferiori e per aprire un'attività un domani al momento in Italia non è possibile. L'idea che gli è valsa la borsa di studio era semplice quanto geniale: acquistare merendine al supermercato e rivenderle a scuola alla metà del prezzo del distributore interno. Un business stroncato dal preside che lo ha sospeso, ma applaudito dalla Fondazione Einaudi. Un segno di riconoscimento a chi ha mostrato una voglia di impresa. E più che il ragazzo, noi premiamo il gesto. A Moncalieri sono piovute critiche. Gli stessi studenti che avevano comprato le merendine da Antonio si sono radunati oggi davanti alla scuola per manifestare contro di lui. È stato premiato e in realtà doveva soltanto essere sospeso e espulso dalla nostra scuola. Pacata la replica di Antonio. Quello che penso che non abbiano capito è che la Fondazione non sta premiando l'atto di illegalità, ma stia premiando il fatto che comunque, cioè, l'iniziativa.